È chiaro che il granchio blu non fa parte dei prodotti tipici delle nostre tradizioni. Sì, non è uno di noi! Io lo definisco l'invasore. Esatto! Aiutiamolo a casa sua, quest'invasore! Di fermare le donne e pescarle. Sì, fermiamo le donne, aspetta! Fermare le donne e pescarle. Non ho capito. Fermare le donne e pescarle. No, aspetta, che cos'è che dobbiamo fermare? Le donne e pescarle. Ah. Sì, fermiamo le donne e peschiamole. Lui è il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, mentre dichiara a Fanpage che per contrastare l'invasione del granchio blu in Veneto bisogna pescare le donne. Fermare le donne e pescarle. Intendeva pescare le femmine, spero. Le femmine di granchio blu, ovviamente, una delle ultime specie aliene arrivate in Italia che sta facendo un casino assurdo perché... E beh, un casino. Prima di chiedervi se non avete preso un granchio, sappiate che si ipotizza che queste femmine arrivino a deporre fino a 2 milioni di uova già dalla prima covata. E considerando che ne possono fare 2 o 3 nell'arco della loro vita, potete farvi conto voi di quanta prole possono arrivare a generare. Si stima mediamente 7 milioni in totale per ogni femmina. 7 milioni! E che? La nazione! Possono battere moneta propria ed eleggere il proprio parlamento con vitalizi e auto blu, che in questo caso... Quindi, boh, bisogna fermarla sta femmina! No, non abbiamo abbastanza asili per lei! O le insegniamo l'importanza della contraccezione o la peschiamo, possibilmente prima che depongano le uova. E non parliamo di una specie aliena qualsiasi, ma di un gran bel casino ecologico ed economico, tanto che il presidente della regione Veneto, Zaia, ha chiesto lo stato di emergenza nazionale, mentre spiegava che il filo che gli usciva dal culo era un pezzo di rete da pesca che si era mangiato. Il granchio, non Zaia. Poi cosa faccia Zaia nel privato io non lo so. Perché sì, sti qua tagliano le reti da pesca, e per farvi capire che fanno sul serio, se le mangiano pure cagandole in mano a Zaia, poi ti ritrovi i granchi con la cordicella in culo. Tu poi gli tiri la cordicella, convinto che inizierà a suonare come un carrion, ma no, e ci rimani male. E come minimo ti stacca anche una falange con le chele. Ma che è sto granchio blu? È veramente un invasore così infame che Attila ce l'aveva sulla bandiera mentre attaccava? È blu perché la vernice rossa era finita? Dobbiamo realmente rapire le sue donne prima che si riproducano? Direi di sì, porco cane! Anche perché già la rimpatriata delle medie è diventata un'ansia così, con tutti che hanno figliato che pare in asilo. L'ultima volta sono rimasto incinto pure io, per osmosi. E nel mentre tutti che cercano di convincerti di quanto sia bello procreare, perché un figlio è la cosa più bella del mondo, e te lo dicono con due borse sotto gli occhi che pare che siano pronti a riempire per scappare in Messico all'urlo di andate a cagare, e poi confessando nel privato che la vita è una merda e che sognano ogni notte di lanciarsi tra le fiamme del Monte Fato. Ma avete convinto, guarda, la prossima volta per fare lo sborone mi accoppio con un granchio blu, mi presento alla rimpatriata con al seguito la mia progenie, un'orda infernale crostacea. Toh, sono 2 milioni con la mia faccia, e mo che dobbiamo fare, ah? Bugia, lasciate stare, non ne vale la pena. E poi ci ho provato a scoparne uno, ma l'unica cosa che ho ottenuto sono 11 punti sul glande. Bentornata ciurma e crostacei di tutto il mondo sul nostro secondo canale in bassa risoluzione ma alta fecondazione. Io sono il dottor Barbascura X e senza farne mistero alcuno oggi parleremo del granchio blu, rispondendo a tutte le vostre domande. Chi è? Da dove viene? Come lo si condisce? È blu perché ci puoi parcheggiare sopra? Basta pagare? E soprattutto come fa all'amore? Ecco, risponderemo a tutte queste domande, ma prima un breve momento con il nostro sponsor. NordVPN! Il VPN più bellissimo del mondo perché supporta la divulgazione brutta e tutti i nostri deliri scientifici! Scusatemi, è partito Totò. Ah, lo so che molti di voi si staranno chiedendo che fine abbia fatto Totò. Non è colpa mia. Da quando è diventata la star dello sponsor, si è montato la testa, ha alzato il suo cachet da morire. Ormai riesco a permettermelo solo per il primo canale. Maledetto arrampicatore sociale. Come spesso vi ho raccontato, essendo uno che viaggia tanto, io senza NordVPN non campo più. In questo momento, mentre state vedendo questo video, io mi trovo in Madagascar. Se mi seguite sugli altri social, saprete che al momento vi sto raccontando tutta l'esperienza. Ma sappiate che se sto continuando a postare e fare roba, è solo perché ho NordVPN, che qua ti deve attaccare dove trovi. E le reti pubbliche sono come i cessi pubblici. Immergereste la vostra tastiera senza preservativo all'interno di un gabinetto di un bagno pubblico a Calcutta? No! Ecco, NordVPN è il vostro preservativo. E poi al momento mi sto finendo la nuova stagione di Good Omens, senza NordVPN come la guardavo, scusa. Per le stesse identiche ragioni lo uso continuamente anche in Italia, specie considerando che sto in tour con lo spettacolo. Se è da un po' che state pensando di abbonarvi, vi consiglierei di approfittarne subito perché NordVPN ha lanciato un'ulteriore promozione che scadrà il 1 ottobre. Ogni nuovo utente che acquisterà qualsiasi piano biennale riceverà un buono regalo Amazon.it di valore progressivamente più alto in base al piano acquistato, fino a un massimo di 30 euro. E con quel buono potete comprarci un sacco di roba, tipo un cuscino di Nicolas Cage, la maschera da gallo o uno dei libri di Barbascura X, che ci sta sempre bene, come le patatine nel caffè. Insomma, già costa pochissimo. Poi al link vi danno uno sconto. Mo c'è pure un buono
io ne approfitterei. Trovate tutti i link e i dettagli della promo in descrizione, ma noi adesso torniamo a parlare del granchio blu. Quando parliamo di granchio blu, parliamo di una specie invasiva che da alcuni mesi sta riempendo le pagine dei giornali italiani. La bestia, come detto, sta causando danni ingenti agli ecosistemi marini a causa della sua voracità che non risparmia nulla sul suo cammino. Una fame da pugliese in vacanza e poi per Bob, quanto scopa! È ancora troppo presto per valutare il costo effettivo della sua presenza in Italia, ma ci sono già diversi laboratori che stanno lavorando sul tema e le previsioni non sono promettenti. Ma c'è anche questo studio qui e quest'altro qui, insomma un sacco di studi lo studiano. In questo video potete vederlo mentre con una facilità prepotente apre una vongola come uno scassinatore armato di tronchese. La tecnica perfetta, la postura fiera e sicura. E presto il mollusco soccombe sotto le sue virgunte chele. E guardalo come mangia, guardalo che soddisfazione. Si tratta di una specie aliena, ovvero di una specie che qui non dovrebbe esserci. Ma ehi, spoiler, ormai c'è e mo ce la teniamo. E non c'è niente, niente di niente che si possa fare se non imparare a conviverci. Esattamente come è già successo per tante altre specie aliene, come ad esempio il punteruolo rosso, i parrocchetti, il gambero della Louisiana, il pesce siluro, lo scoiattolo grigio, la zanzara tigre, i pugliesi a Milano, l'ibis sacro, la cimice asiatica, la nutria e le Birkenstock. È impossibile debellarle ormai. Ormai ci dovremo convivere. E occhio, vi ho fatto una lista piccola, ma in realtà la lista delle specie invasive è immensa ed è in continua espansione, come il campionato di calcio saudita. Le magie della globalizzazione, ma anche di quelli che non capiscono una ciola di ambiente, perché tante di queste specie, secondo voi, chi le ha portate, eh? Secondo l'ISPRA, le specie aliene in Italia potrebbero essere più di 3000. Per fortuna non tutte sono invasive, ovvero non tutte causano impatti negativi alla biodiversità e ai servizi ecosistemici, come ad esempio i pugliesi. Delle 12000 specie esotiche registrate in Europa, solo il 10-15% è ritenuto invasivo e quindi dannoso. Vabbè, quindi niente di preoccupante, no? Eh no! Non hai ancora capito che la vita è una continua pioggia di percolato e tu sei uscito senza ombrello? Il costo europeo in termini di controllo ed eradicazione delle specie invasive, nonché di risarcimento dei danni causati da esse, supera i 10 miliardi di euro all'anno, il costo di due stipendi di Cristiano Ronaldo, senza considerare altri costi come i gravi agenti patogeni o focolai di malattie che poi gli animali si passano uno con l'altro. Insomma, un lunedì come tanti. Quindi niente, tenete presente che uno, un problema come quello del granchio blu non è un problema nuovo. 2. Ci troveremo ad affrontarlo ancora e ancora con altre specie in futuro. 3. Ci costa un sacco di soldi. 4. È molto difficile da affrontare. Ma da dove arrivano queste specie aliene, ah? Eh? Dipende. Mi sento però di affermare che Marte e Venere sono da escludere. A volte vengono portate in un altro paese per errore, tipo come probabilmente è successo con la zanzara tigre, il punteruolo rosso o la cimice asiatica. Altre sono state deliberatamente liberate da adorabili bontemponi che di ambiente non capiscono una ciola. Che i pappagallini che ora infestano l'Italia, da dove credete che siano arrivati? C'è stato sicuramente un genio che prima se li ha comprati, poi ha detto: peccato gli uccellini in gabbietta, liberiamoli in giardino. Itemurt. La stessa cosa per le tartarughine dalle orecchie rosse. Prendiamoci una tartarughina. Oh, ma è cresciuta un po' tantino, un po' più del previstino. Liberiamola nello stagnino. Oggi è nell'elenco delle 100 specie esotiche invasive più dannose del mondo. Chitestramurt. E stiamo parlando di animali lenti. Pensa un ghepardo. E possiamo citare ancora procioni, visoni, donnole, anfibi, molluschi, insetti, pesce e chi più ne ha più ne metta. E tutto ciò stiamo parlando solo di specie animali e non vegetali, perché se apriamo pure la parentesi vegetale non ne usciamo più. Fidatevi però, è grave. Ma ci sono altri modi ancora con cui una specie aliena può arrivare. Tipo, a causa dei cambiamenti climatici e della tropicalizzazione del territorio, alcuni, come i pesci scorpione, stanno venendo trovati sempre più frequentemente, essendo le acque più di loro gradimento. Ma possiamo considerare ancora un'ultima situazione. Alcune specie aliene sono arrivate sul territorio perché sono scappate da un allevamento. Questo è successo ad esempio con i visoni, che vengono allevati così qualcuno ci può imbottire il suo cappottino. Kit è morto. Dai, siamo nel 2023, capisco che utilizzava pelle animale nel 300 a.C., ma adesso basta! Stessa cosa con i gamberi della Louisiana, i famosi gamberi killer, che sono scappati dagli allevamenti dove venivano fatti riprodurre per scopi alimentari. E ora stanno devastando gli ecosistemi. Ok, e nel caso del granchio blu invece? Da dove è uscito? Difficile dirlo, ma probabilmente è arrivato qui per errore. Forse è stato trasportato da qualche peschereccio, difficile dirlo con esattezza, ma che importa? Non sapremo mai di chi è la polpa. Volevo dire la colpa. La colpa. Guardate cosa c'è qua. Pieno, pieno. Ed è qui quindi che io avrei una soluzione da proporvi. È da anni che lo ripeto, sempre la stessa cosa. Abbiamo un problema ecologico con una specie? Mangiamola, mangiamola cazzo. Mangiamola, fino ad estinguerla localmente. Io pure le zanzare mi mangerei qua. Ma siamo bravissimi in questo, siamo bravissimi a mangiarceli tutti, ad estinguerli. Ma facciamolo quando serve, no? Non ci riusciremo comunque, capiamoci. Ma finalmente potremo mettere il nostro talento e la nostra fame a servizio dell'ecosistema.
Oh, noi ci mangiamo di tutto. A sto punto mangiamoci gli alieni, no? Causano problemi? Ma sono buoni, costano poco. E poi salviamo in questo modo le specie autoctone, che sono invece a rischio a causa di questi invasori. Certo, c'è un problema etico qua. Cioè, mi spiace mangiare proprio questi di alieni. Per una volta che invece di invadere Washington invadono Gallipoli. Mangiamoci gli alieni! Gli alieni sono buoni! È da anni che lo dico e finalmente per una volta posso avere la soddisfazione di dire sì, il mio sogno si sta realizzando. Perché sì, una delle prime proposte che sono state avanzate per contrastare la piaga del granchio blu è proprio questa. Mangiamocelo. Mangiamoceli tutti se riusciamo. Tutti. Quando dico tutti intendo tutti. Certo, è più facile appoggiare questa proposta quando si tratta di crostacei che sono già nei menù di molte cucine del mondo. Poi quando propongo di mangiare altri alieni come nutrie e scoiattoli grigi, che schifo. Che carini gli scoiattoli grigi, che peccato. E lui invece? Ah? Lui che è autoctono e a causa dell'alieno grigio puccioso rischia l'estinzione? Lui non è carino? Lo ammazziamo lui? Io non sono uno specista del cazzo, non me ne frega niente se è bello o brutto. Se è un alieno, io me lo mangio. Ma siete pazzi? Mangiare le specie invasive? Che schifo! E poi fanno male al pancino. Sì, blastula troppo cresciuta. Le specie invasive si possono persino mangiare, pensa a te. E alcune sono pure buone, credo. Ma prima di tuffarci a capofitto nelle migliori ricette per gustare questa prelibatezza dei colori sgargianti, capiamo un pochino meglio chi è sto granchio blu. Il granchio blu è una specie che viene dalla costa occidentale americana e si estende dal New England fino all'Argentina. Qui da noi invece è per l'appunto una specie invasiva che da un po' di tempo ha fatto del Mediterraneo la sua casa. In Italia è stato avvistato in diverse regioni da alcuni anni, anche prima del 2015. Ma solo nel 2019 ha iniziato seriamente a far parlare di sé. Nell'estate di quest'anno sono fioccati articoli sull'incredibile abbondanza del granchio, ad esempio in Puglia, nei laghi di Lesina e Varano e in alcune spiagge salentine vicino Lecce. Ma non solo! La sua presenza è stata registrata anche nell'Alto Adriatico, in Campania e in Veneto. Non che mi sorprenda del chiacchiericcio, in alcune spiagge i bagnanti si sono ritrovati letteralmente sommersi. Che già le spiagge sono piene di esseri umani, che è un miracolo trovare un buco per un ombrellone che non sia il culo di un bagnante sdraiato. Il granchio blu ci mancava. E poi vi sembra normale che in alcune città del sud sia più facile trovare un granchio blu che non un posto? Dal 2019 il granchiazzo ha continuato la sua avanzata conquistatrice e ha messo sotto scacco anche altre regioni, arrivando persino a Roma. In particolare a Ostia, dove ha deciso di aprire la sua sala slot prendendo in concessione uno stabilimento. Un'avanzata che sarà ricordata come la marcia del granchio su Roma. Per fortuna che non ha incontrato sul suo cammino un granchio reale, o quest'ora saremmo governati da crostascisti. O crofasci, come si chiama? Inutile dire che la venuta del granchio blu nelle nostre acque era già scritta e preannunciata. No, non nel libro delle belle e accurate profezie di Agnes Nutt, ma in un paper del 2017 che spiega come la sua diffusione nell'Europa meridionale sia già partita dagli inizi del XX secolo. Dannata scienza, come facevano a saperlo? Due sole cose: o funziona davvero, o porta sfiga. Non importa se sei un lido, un fiume, una marana, una pozzanghera d'acqua che si forma sotto il lavandino che perde, dall'avanzata del granchio blu non sfugge nessuno. Ovunque arriva, si insedia e piazza la sua bandiera granchio. Ma qual è la ricetta del suo successo? Gli esseri umani stanno studiando questo granchio da oltre un secolo, principalmente perché in America è una specie di grande interesse economico e commerciale, tanto che in diverse zone hanno dato il via a programmi di conservazione per evitare che li pescassero e mangiassero tutti. Pensa te, la loro paura è invece la nostra aspirazione. Noi li vogliamo pescare e mangiare tutti, sarebbe bellissimo. Ho sentito dire che sono molto buoni da mangiare, ma io sono come San Tommaso. Non ci credo se prima non ci metto il naso. Direi proprio ottimo. Il granchio blu inizia la sua vita come ogni altro crostaceo o come ogni altra persona che si sveglia dopo il riposino pomeridiano da larva. Lo sviluppo larvale include diverse fasi e in genere in questo stadio i granchi sono buoni nuotatori, il che consente loro di abitare gli strati più elevati della colonna d'acqua. Solitamente, ma non sempre, gli stadi iniziali si sviluppano in oceano aperto, ma una volta diventati maturi cercano di avvicinarsi all'estuario di un fiume. Perché sì, sti criminali stanno ad addio sia in acqua dolce che salata, come quelli che amano indistintamente mare e montagna, creature mitologiche loro. Una volta arrivati in un estuario, si insediano e crescono. Le femmine di granchio blu possono superare i 13 cm di lunghezza, che non a caso è la lunghezza media di un pene europeo. Dico così, giusto per metterlo a confronto con un dato tangibile, giusto per. E possono attraversare una ventina di mute fino ad arrivare a quella finale, definita puberale, che porta a un cambiamento significativo nella morfologia dell'addome e che fornisce una maggiore superficie per covare le uova. I granchi blu femmina non perdono tempo e fanno all'amore subito dopo la muta puberale, ovvero quando hanno perso il duro carapace. E insomma, quando si sentono tenere e vulnerabili. Basterebbe un grissino, ma no. I maschi, al contrario delle femmine, sono calcificati e quindi durissimi quando sdrubalano. Duri, duri che durano. E i maschi sono anche belli promiscui, perché ci piace infilare la spada nel fodero e ci danno che ci danno con un sacco di femmine. C'hanno la missione loro. L'accoppiamento è piuttosto complesso e prevede una serie di comportamenti di difesa della femmina e soprattutto l'impiego di feromoni rilasciati tramite l'urina. Chi non termina un grande sabato sera pisciandosi in bocca? Ora mi viene in mente la tizia che pucciava la mozzarella nel mare.
mare. Chissà se lo sapeva. Che buona l'urina. Se il mare per noi è una latrina, per loro un'enorme talamo nuziale dove spargere agliosa golden shower profumata, e i maschi la sentono e impazziscono di gioia, e li viene ancora più turgido l'esoscheletro duro e sodo, e non riescono più a contenere questo ripieno d'amor. Una volta formata la coppia, sulle note di My Heart Will Go On avviene l'accoppiamento. Ecco qua, vi metto le immagini, guarda che sexy, trovate il video completo su Pornhub. L'accoppiamento in genere prevede diverse fasi. Prima di tutto la protezione precopulatoria, cioè il maschio piglia la femmina e se la trasporta fisicamente sotto il suo addome per diversi giorni, aspettando che lei effettui la famosa muta. Non è romantico. Ve l'ho detto, si copula solo dopo la muta della femmina, quando lei è bella tenera. È importante. In seguito c'è la copulazione effettiva, che prevede il trasferimento del succo di cocco del maschio alla femmina. Ma come glielo trasferisce? Il maschio produce un liquido seminale confezionato in pacchettini chiamati spermatofore. Un pacchettino di divin latte, insomma. A questo punto introduce i suoi sacchetti utilizzando un paio di spine genitali. Eccole qua, ma che belle. Sono i loro batacchi, in pratica. Certo, bisognerebbe trovare il buco giusto. Ah, eccoli là. Due bei pori genitali sulla panza di lei. E voilà. Mia signora, le uova sono fecondate. Il mio lavoro qui è finito. Le uova prodotte per ogni asdrubalata, in media, come avevo detto prima, sono circa 2 milioni. E qui veniamo al punto problematico. Sto qua, è super prolifico. Si deve dare la calmata. Se unite questo alla sua capacità di adattamento mostruosa, capirete perché il granchio blu è un distruttore di mondi da competizione. Il problema è che questa specie è in competizione con quelle che abbiamo nei nostri mari, oppure se le mangiano. Visto che i granchiazzi sono ghiotti di tutto, bivalvi, altri crostacei, anelli di piccoli pesci, piante e praticamente qualsiasi altra cosa commestibile che riesca a trovare. Incluso te, le carogne e altri suoi simili. Perché senza un po' di sano cannibalismo, come la scriviamo la sceneggiatura del nuovo Colossal? Cocaine Crab. Ah? Presto nelle sale. Per di più, qui da noi è come una pattuglia della polizia locale che mette l'auto in divieto di sosta. Non ha predatori. Non ha predatori se togliete me, che lo guardo con un forchettone in mano e l'acqua salata sul fornello. C'è da dire però, ma prendete con le pinze quanto sto per dire, una cosa aneddotica, non ho prove ufficiali. Ma ho parlato con degli amici pescatori e a quanto pare loro stanno iniziando a trovare negli stomaci di diversi pesci quantitativi non indifferenti di granchio blu. Insomma, la lotta biologica potrebbe essere in atto. Forse l'ecosistema sta rispondendo più efficacemente di quanto potremmo fare noi con la nostra fame. Se solo ci decidessimo a fornire ai pesci quel caccia F-16 che ci hanno chiesto da tempo. E quindi vi chiedo, dopo aver sentito tutte queste fantastiche cose su questo crostaceo imbruttito, fin anche arrivare a iniziare a capirlo, comprenderne i sentimenti, apprezzarne il vigore e la potenza, non sentite anche voi questo strano sentimento caldo e avvolgente allo stomaco? Come si chiama? Amore? Compassione? Ah, giusto. Fame! Sfruttiamola per le trofie mantecate! Per far fronte a questa invasione non basta lanciargli addosso una confezione di linguine da mezzo chilo, ma potrebbe aiutare. Quindi diversi enti stanno finalmente appoggiando la mia proposta di mangiarseli. E vi assicuro che in questo caso l'idea capita a fagiolo. Lo sapete qual è il nome scientifico del granchio blu? Callinectes sapidus. Sapidus! Sapidus, hai capito? Sapidus. Vuol dire gustoso. E infatti è gustosissimo. Si dice che la sua carne sia addirittura simile all'astice, per dire. In America, come vi accennavo prima, se ne fanno grandi scorpacciate. Qui in Italia, già il ministro noto come il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a sto punto aggiungerei pure dei boschi, terzo della sua stirpe, signore dei vandali e dei primi uomini, generato non creato dalla stessa sostanza dei sogni, Francesco Lollo Brigida, ha definito recentemente la presenza del granchio blu un'opportunità. L'opportunità di inserirsi in un mercato che in altri paesi è già piuttosto fiorente. E oltre a poterlo commercializzare, ovviamente potremmo addirittura mangiarlo qui da noi, a casa nostra, sulle nostre tovaglie a scacchi. Infatti l'Emilia Romagna ha dato il via libera alla sua pesca già dallo scorso luglio, e a ruota seguiranno probabilmente anche le altre regioni. Così, mentre il mercato dei bivalvi sprofonda, dato che si sta mangiando tutti lui, e lo spaghetto allo scoglio viene messo in crisi, arriveranno nuove ricette con cui deliziarci. Ricette ai granchi blu. Quest'estate, ad agosto, è perfino partito il primo container di granchi blu diretto a Miami. 16 tonnellate, così in scioltezza. L'idea è stata di Mariska Doras, che, come si definisce, è una startup al femminile per l'utilizzo di specie aliene in cucina. Sono 5 donne coraggiose con una gran fame di alieni. Rispetto. E quindi sì, 16 tonnellate che hanno preso e mandato via a casa loro a farsi mangiare. E questo è solo l'inizio. Granchi blu come se piovesse. Quindi non si scherza più adesso, Mo si fanno i big money con le specie invasive, non so se hai capito. Finalmente abbiamo un nuovo significato dell'espressione prendere un granchio. Certo, non basta eliminare il problema, al più è un ottimo modo per conviverci. Come ha dichiarato Mauro Finotello, presidente della cooperativa Rosa dei Venti di Goro, purtroppo ce ne sono troppi, non sappiamo come fare. Adesso stiamo smaltendo circa 9-10 tonnellate al giorno di granchi, ma è come prendere
prendere un cucchiaio e vuotarlo nel mare. Guardate l'aspetto positivo, sto cucchiaio lo vuotiamo in un posto più sicuro, direttamente nell'esofago. E direi che anche oggi siete stati divulgati male. Noi ci rivediamo come sempre lunedì prossimo alle 14 con altro dolore e disgusto, anche se questo mese, vi avviso, potrebbero esserci dei video extra infrasettimanali, quindi occhio. Ma prima di lasciarci, oltre a intonare insieme in fondo al mal, in fondo al mal, dovremo pensare a qualche ricetta da riadattare col nuovo ingrediente. Come lo vedete, risotto al granchio blu, la carbonara di granchio blu, la cotoletta alla milanese di granchio blu, gli arancini asterisco di granchio blu, la polenta valsugana di granchio blu, il tiramisù al granchio blu, la frittatona di granchio blu alla catalana, sfornato di granchio blu, zucchine e piselli, saltato di granchio blu in riduzione di pomodorini, capperi e cipolla, il cornetto alla marmellata di granchio blu, la...